Benvenuti all'ascolto di Spazio Libero. Questa sera con noi Roberto Messina, presidente di Federanziani. Benvenuto. Buonasera a tutti voi. Roberto Messina, voi come obiettivo prioritario avete quello della tutela della salute degli anziani. Cosa fate per questo obiettivo? Beh, sicuramente li informiamo dei diritti che loro hanno e che generalmente difficilmente conoscono, ma soprattutto contrastiamo quelle norme e decreti che sono contro la carta costituzionale, ma soprattutto alla fine contro i cittadini stessi. Quanti aderenti avete? In questo momento abbiamo superato i 3.500.000 over 65 aderenti a Federanziani. Quante sedi avete? Avete tutto il territorio nazionale da voi coperto? Locati su quasi 3.700 sedi sul territorio, ovvero 3.700 centri anziani, che ogni giorno passano la loro vita in associazione, giocano, scherzano, si divertono, ma ahimè, essendo anziani, sono anche portatori di qualche acciacco naturale. Ecco, infatti voi appunto prevalentemente vi occupate di salute, ma anche, vorrei dire, quasi in maniera anche preventiva, per esempio vi occupate di alfabetizzazione informatica, di uso di internet. Beh, stiamo cercando di colmare il gap culturale che c'è con l'informatica. Lo scorso anno abbiamo alfabetizzato 100.000 over 65 in tutta la nazione e quest'anno rialfabetizzeremo nuovamente altri 100.000 over 65. Questo serve proprio per combattere così la possibilità, la tendenza all'isolamento, alla non partecipazione, no, al mondo. È diventato un lusso per l'anziano il fatto di non rimanere isolato, ormai è diventato obbligatorio costruirsi una conoscenza con internet, perché, come lei ben saprà, ad esempio l'INPS non manda più a casa il modello, chiamiamolo 101, che permette di fare la dichiarazione dei redditi, e se non lo scarichi dall'INPS di conseguenza non hai più accesso alla pensione. Quindi siccome sono ridotti i CAF, siccome i CAF non ce la fanno più, abbiamo dovuto insegnare agli anziani come si conosce il sito degli internet dell'INPS per scaricarselo, per poter continuare a prendere la pensione. La risposta comunque è buona, mi sembra. Sono obbligati da questo punto di vista, altrimenti non gli danno più la pensione. Necessità fa virtù, ma insomma sembra che rispondano bene. Comunque Federanziani poi fa anche migliaia di convegni, di informazioni sulla salute, specialmente ogni anno, no? Con la partecipazione di chi? Ecco, noi con l'aiuto dei medici di medicina generale, della FINGE, ma soprattutto anche con l'aiuto di tanti specialisti ospedalieri delle varie aree terapeutiche, costruiamo delle campagne di informazione e di formazione per una serie di patologie, che può essere la BPCO, che può essere l'ipertensione, il diabete, quindi mandiamo medici delle ASL, chiaramente ospedalieri e mai privati, all'interno delle nostre sedi per fare dei convegni con 80-100 aderenti per centro per parlare di quella patologia, come si può prevenirla o addirittura per spiegare dove sono i centri di eccellenza per avere immediata soluzione alle loro problematiche. Roberto Messina, presidente di Federanziani, quali i progetti prioritari per questo 2015? Il progetto prioritario del 2015 noi la chiamiamo la battaglia del secolo per noi, perché sarà quella della uniformità di tutti i consensi informati all'interno del sistema sanitario. Il secondo progetto importante che Federanziani porterà avanti sarà quello di nuovamente formare altri 100.000 anziani a conoscere il mondo di internet, ma soprattutto riuscire a costruire delle linee guida comuni sul territorio nazionale, linee guida in ambito scientifico, affinché ogni cittadino in ogni parte d'Italia sia curato nello stesso identico modo, senza creare il cittadino di serie A o di serie B a seconda della fortuna o della sfortuna di dove uno ha lavorato oppure dove ha comprato casa, ovvero sia dove è residente.